Ciao a tutti! In questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questa fantastica canotta che io ho deciso di chiamare canotta mare. Per poterla realizzare ho utilizzato un filato nuovo che non avevo ancora mai lavorato, che è questo filato della DMC che si chiama Natura Color. Il colore che ho scelto io, ve lo faccio vedere, ha queste sfumature di un ghiaccio, color ghiaccio con un po' di panna e bianco, quindi un colore tipicamente estivo. Ma voglio farvi vedere altri colori presenti sul sito che trovo comunque fantastici per creare questa sorta di canotta, ossia questo sfumato molto più allegro e vivace, o questo che trovo molto più sensuale, se vogliamo dire così, perché adatta per una canotta versione serale, oppure possiamo andare per degli sfumati più abbinabili, che sono questi colori che vanno dai colori della terra e anche un po' con il blu. Oltre a questi colori ce ne sono altri due e li trovate tutti disponibili sul sito Filati Elsa, di cui vi lascio il link in descrizione. Vi dico anche che per realizzare questa canotta, che comunque se vedete è bella larga, io ho utilizzato solo 250 grammi lavorando con l'uncinetto del numero 3. Per una taglia M vi consiglio 300 grammi, per una taglia L ve ne consiglio 350 grammi. Mi raccomando, se volete fare la maglia un po' più larga o più forma di vestito, quindi molto più lunga, vi consiglio tra i 50 e i 100 grammi in più. Per un vestito sicuramente 100 grammi, perché dovreste farla molto più lunga. Io ho deciso questa lunghezza perché comunque, come lo potete vedere, la indosso sopra a una gonna in jeans o anche comunque dei pantaloncini, però nulla vieta che farò una versione un po' più diversa anche a vestito, devo ancora un po' ragionarci sopra. Per quanto riguarda la lavorazione, si parte da sotto e si vanno a creare le mattonelle granny. Io ne ho fatte un totale di 9 per poter avere una circonferenza che fosse di almeno, mi sembra che sono un totale 5 cm più grande della mia circonferenza a fianchi, che è la parte più larga del mio fisico rispetto alla parte di sopra. Però se voi avete la parte di sopra più larga, vi consiglio comunque sotto di farla un po' più grande rispetto ai fianchi. Una volta fatto le mattonelle, si passa a lavorare la lavorazione vera e propria, che è semplicissima perché è un giro che va sempre ripetuto fino ad arrivare all'altezza sotto al seno. A quel punto si divide la parte dietro dalla parte avanti. La parte avanti viene subito divisa in modo appunto da creare questo profondo scollo, perché io ho intenzione di utilizzare questa maglia soprattutto con sotto dei costumi, quindi da indossare in spiaggia o comunque in zona mare, mentre per la parte dietro, mi giro così potete vedere, la lavorazione è più compatta e si va a dividere soltanto negli ultimi giri. Una volta fatto questo, si vanno a cucire le due parti, le quattro parti che abbiamo diviso anche dietro all'altezza delle spalle, e poi ho fatto una lunga striscia di catenelle che ho fatto passare nel giro, che vi spiego bene in che giro nel video tutorial, per fare il fiocco e stringere quindi la lavorazione qui sotto al seno e dare questo effetto un po' palloncino, se così vogliamo dire, alla parte sotto della maglia. Detto ciò, quindi, come potete capire, è molto semplice e sfiziosa da realizzare e come sempre, se decidete di farlo, mi raccomando, mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook. Scusate, Uncinettando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferozzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. Vi ricordo inoltre che è possibile acquistare il PDF di questa creazione in modo tale che se non riuscite a seguire il video potete seguire passo per passo come realizzarlo leggendo le istruzioni contenute nel PDF. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia inizieremo a realizzare delle mattonelle granny per fare la parte in fondo, quindi diciamo il bordino della nostra maglia o canotta, devo ancora ben decidere come svilupparla sopra. Il colore che utilizzerò io del filato della DMC Natura Cotton Multicolor è questo, che è il numero, ve lo dico subito, 912, quindi il mineral. Lavorerò con l'uncinetto numero 3 e andiamo a fare la nostra prima granny. Andiamo a realizzare un anello magico. Ah, qua vedete altri due colori del Natura Cotton, ma sul sito ne trovate altri. E andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Prendiamo il filo, rientriamo nell'anello magico e facciamo altre 3 maglie alte. Una, due, tre. 2 catenelle, una, due, riprendiamo il filo, rientriamo nell'anello magico e facciamo altre 4 maglie alte. Una, due, scusate, mi tiro un po' di filo, tre e quattro.
2 catenelle, una e due, prendiamo il filo, rientriamo e di nuovo andiamo a fare 4 maglie alte, una, due, tre e quattro. Due catenelle, 1 e 2, prendiamo il filo, rientriamo e andiamo a fare per un'ultima volta 4 maglie alte. 1, 2, 3 e 4. Due catenelle, 1 e 2. Possiamo tirare la codina per chiudere l'anello magico perché abbiamo 4 gruppi di 4 maglie alte. Entriamo nella terza catenella che chiudeva la nostra prima maglia alta e andiamo a fare una maglia bassissima. Secondo giro, andiamo a realizzare 2 catenelle che sono sta prima maglia alta non chiusa e andiamo a fare una maglia alta non chiusa sopra ognuna delle 3 maglie alte. Quindi una, due e tre. Ho un totale quindi di 4 maglie alte non chiuse. Chiudo insieme e vado a fare 4 catenelle. Una, due, tre, quattro. Entro nell'archetto di 2 catenelle e realizzo una maglia bassa. Di nuovo 4 catenelle. Una, due, tre e 4. Prendiamo il filo e ricominciamo andando a fare 4 maglie alte non chiuse. 1, 2, 3 e 4. E chiudiamo le nostre 4 maglie alte. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Entriamo nell'archetto di 2 catenelle e realizziamo una maglia bassa. Di nuovo 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Prendiamo il filo e andiamo a fare di nuovo 4 maglie alte non chiuse. 1, 2, 3 e 4. E chiudiamo le 4 maglie alte. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, entriamo nell'archetto e facciamo una maglia bassa. 4 catenelle, 1, ops, scusate, 1, 2, 3 e 4 e di nuovo una maglia alta non chiusa sopra ognuna delle maglie alte, quindi 1, 2, 3 e 4. Chiudiamo insieme le 4 maglie alte, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, entriamo nell'archetto di 2 catenelle e facciamo una maglia bassa. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e chiudiamo il secondo giro entrando nelle 4 maglie alte chiuse insieme facendo una maglia bassissima. Ho terminato così anche il secondo giro. Terzo giro, con una maglia bassissima mi porto nell'archetto di 4 catenelle e realizzo poi una maglia bassa. Prendo il filo, vado dove ho la maglia bassa e realizzo 3 maglie alte. 1, 2 e 3. 3 catenelle, 1, 2, 3. Prendo il filo, rientro di nuovo ad fare 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Vado all'archetto di 4 catenelle e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3. Salto le 4 maglie alte chiuse insieme e ricomincio da capo. Quindi vado nell'archetto di 4 catenelle e realizzo una maglia bassa. Prendo il filo, 3 maglie basse dove 3 maglie alte dove abbiamo la maglia bassa. 1, 2, 3. 3 catenelle, 1, 2, 3. Prendo il filo, rientro nella maglia bassa e vado a fare altre 3 maglie alte. 1,
2, 3. Vado nell'archetto di 4 catenelle e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Quindi di nuovo vado nell'archetto successivo di 4 catenelle e realizzo una maglia bassa. Prendo il filo, vado dove ho la maglia bassa e realizzo 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Vado dove ho l'archetto di 4, scusatemi, vado a fare 3 catenelle, 1, 2, 3, prendo il filo, rientro e vado a fare di nuovo 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Vado nell'archetto di 4 catenelle e realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3 e ripetiamo per l'ultima volta, vedete che si sta formando la nostra mattonella quadrata, andiamo nell'archetto di 4 catenelle e realizziamo una maglia bassa. Prendiamo il filo, andiamo nella maglia bassa e realizziamo 3 maglie alte, 1, 2 e 3. 3 catenelle, 1, 2, 3. Prendiamo il filo, rientriamo e facciamo altre 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Entriamo nell'archetto di 4 catenelle e realizziamo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3. Andiamo dove abbiamo la maglia bassa e facciamo una maglia bassissima. E abbiamo così terminato anche il nostro terzo giro. Adesso possiamo andare a fare il nostro quarto e ultimo giro e realizziamo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Prendo il filo, vado nell'archetto di 3 catenelle tra i due gruppi di 3 maglie alte, di nuovo da fare 3 maglie alte, 1, 2, 3. 3 catenelle, 1, 2, 3, prendo il filo, rientro e di nuovo da fare 3 maglie alte, 1, 2, 3. Prendo il filo, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia alta. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Vado dove ho l'archetto di 3 catenelle e realizzo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, prendo il filo, vado dove ho la maglia bassa e ricomincio da capo, andando a fare una maglia alta. Prendo il filo, vado nell'archetto di 3 catenelle e di nuovo vado a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3. 3 catenelle, 1, 2, 3. Prendo il filo, rientro, altre 3 maglie alte, scusate, mi tiro un po' di filo, quindi 1, 2 e 3. Prendo il filo, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia alta. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Vado nell'archetto di 3 catenelle e realizzo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5 e di nuovo prendiamo il filo, andiamo dove abbiamo la maglia bassa e andiamo a fare una maglia alta. Prendo il filo, entro nell'archetto di 3 catenelle e realizzo 3 maglie alte. 1, 2, 3. 3 catenelle, 1, 2, 3. Prendo il filo, rientro e vado a fare nuovo 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia alta. 3 catenelle, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Vado dove ho le tre catenelle e realizzo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5 e vado dove ho la maglia bassa e di nuovo vado a fare una maglia alta.
Stiamo per terminare il giro, vedete, abbiamo fatto i tre angoli, i tre lati, manca l'ultimo lato, quindi prendo il filo, vado nell'archetto di 3 catenelle, realizzo 3 maglie alte, 1, 2, 3. 3 catenelle, 1, 2, 3, prendo il filo, rientro, altre 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Prendo il filo, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia alta. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado dove ho l'archetto di 3 catenelle e realizzo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho la terza, 3, 4 e 5, vado dove ho la terza catenella che equivaleva a mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassissima. Quindi questa è la nostra mattonella. Possiamo staccare il filo e andare a fare la successiva e vi farò vedere nell'ultimo giro come andare a unire tra di loro le varie mattonelle. Allora, ho fatto la seconda mattonella, sono al quarto giro, ho fatto i primi due lati, 1 e 2, e sto iniziando a fare il terzo e collegherò quindi la mia mattonella a quella che ho già completato. Come vedete, sono già nel terzo angolo, ho fatto le 3 maglie alte, devo andare a fare le 3 catenelle. In realtà vado a fare una catenella, prendo l'altra mattonella, stando sicura certe che il dietro di mettere quindi sul dritto, quindi questo è il dietro e dove abbiamo la codina, e qui il davanti, quindi ho fatto una catenella, entro nella nelle 3 catenelle dell'angolo dell'altra mattonella e vado a fare una maglia bassissima, una catenella, di nuovo un'altra catenella, questa volta libera, e torno a lavorare nella mia mattonella, quindi vado a fare le 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3. Prendo il filo, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia alta. Adesso dovremo fare 5 catenelle, ne facciamo 2, 1 e 2. Andiamo a riprendere la nostra mattonella e andiamo qui dove abbiamo il nostro archetto di 5 catenelle e andiamo a fare una maglia, una catenella, quindi entrando dentro andiamo a fare una catenella, poi andiamo a fare altre 2 catenelle libere, quindi 1 e 2, andiamo dove abbiamo l'archetto di 3 catenelle della mattonella dove stiamo lavorando e andiamo a fare una maglia bassa, di nuovo 2 catenelle, 1 e 2. Riprendiamo la mattonella già finita, entriamo nell'archetto di 5 catenelle successivo e andiamo a fare una maglia bassissima. Vedete, stiamo unendo le nostre mattonelle, quindi vado a fare altre 2 catenelle libere, 1 e 2, prendo il filo, torno a lavorare nella mattonella che devo terminare, quindi vado a fare una maglia alta dove ho la maglia bassa, prendo il filo, entro nell'archetto di 3 catenelle e vado a fare 3 maglie alte, 1, 2, 3, catenella di separazione, vado nell'angolo dell'altra mattonella, entro dentro e vado a fare una maglia bassa, una catenella, scusate, non so perché mi viene maglia bassa adesso, catenella di separazione e rientro dentro alla mattonella che stavo lavorando e vado di nuovo a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3, e adesso vado a fare tranquillamente il mio ultimo angolo senza più lavorare tranquillamente. Quindi, come vedete, qui abbiamo unito le nostre mattonelle e dobbiamo andarne a farne tante quando tutta la circonferenza dei nostri fianchi, mi raccomando, fatela un po' più larga, quindi non strettissima, perché deve essere una maglia comunque un po' larga sotto. Quindi io adesso continuerò a lavorare normalmente il mio finendo la mia mattonella e poi ne andrò a fare altre. Mi raccomando, l'ultima mattonella che andrete a fare dovete cucirla in modo tale da chiudere la lavorazione, quindi dovete chiudere
chiudere, cucirla sia da questo lato, cucirla in realtà, unirla sia da questo lato che da quest'altro lato, in modo tale appunto da chiudere le nostre mattonelle e poter poi andare a lavorare l'altro motivo che ci servirà per lavorare tutta la maglia. Ho terminato di fare le mie mattonelle, ne ho fatte un totale di 9 e ho chiuso in tondo. Adesso posso andare a continuare a lavorare utilizzando sempre l'uncinetto numero 3 e sempre lo stesso filato. Quindi mi aggancio sopra, va bene da qualsiasi mattonella voi vogliate iniziare. Io direi di iniziare però in modo da avere qui dove abbiamo il nostro angolino qui in alto e andiamo a realizzare, anzi mettiamoci da questa parte qui dove abbiamo l'angolino dalla mattonella precedente qui e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, quindi 1 2 3. Andiamo nell'archetto successivo sempre dell'angolino e andiamo a fare un'altra maglia alta, catenella di separazione, andiamo direttamente qui tra le 3 maglie alte la maglia alta e andiamo a fare 2 maglie alte, 1 e 2, catenella di separazione, andiamo nell'archetto di 5 catenelle e facciamo 2 maglie alte, 1 e 2, catenella di separazione, archetto successivo e di nuovo 2 maglie alte, 1 2, catenella di separazione, di nuovo andiamo tra la maglia alta e le 3 maglie alte, andiamo a fare 2 maglie alte, 1 e 2, catenella di separazione e si ricomincia da capo. Mi raccomando, se la lavorazione tende a stringervi troppo, invece di una catenella di separazione fatene 2. Quindi di nuovo andiamo nell'archetto qui dell'angolo, andiamo a fare una maglia alta, una maglia alta nell'arco successivo, 2 catenelle, 1 e 2, si ricomincia, andiamo tra le 3 maglie alte la maglia alta e facciamo 2 maglie alte, 1 2, catenella di separazione, andiamo nell'archetto di 5 catenelle e facciamo 2 maglie alte, 1 2, catenella di separazione, archetto successivo e di nuovo 2 maglie alte, 1 2, catenella di separazione, andiamo tra la maglia alta e le 3 maglie alte e facciamo 2 maglie alte, 1 2, catenella di separazione, e continuo così per tutto il giro. Ho terminato il giro andando a fare una maglia bassissima all'interno della terza catenella e adesso ripeto sempre lo stesso giro, entro tra le 2 maglie alte, vado a fare una maglia bassissima e realizzo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientro un'altra maglia alta, catenella di separazione, vado tra le 2 maglie alte successive, di nuovo 2 maglie alte, 1 2, catenella di separazione, vado tra le 2 maglie alte successive, di nuovo 2 maglie alte, 1 2, catenella di separazione, provato tra le 2 maglie alte successive, di nuovo 2 maglie alte, 1 2, catenella di separazione, vado tra le 2 maglie alte successive, di nuovo ad fare 2 maglie alte, 1 2, catenella di separazione, vado tra le 2 maglie alte, vado a fare 2 maglie alte, 1 e 2. Continuo a lavorare questo giro per tutta la lunghezza della mia lavorazione fino ad arrivare quindi a fare gli scalfi. Mi raccomando, se avete bisogno di allargare o stringere perché sui fianchi o sul seno vi stringe un po', o cambiate l'uncinetto e andate a lavorare con uno di mezza misura più grande, o andate a fare una catenella di separazione tra le strisce, non vi conviene, tra i gruppi di 2 maglie alte, non vi conviene farlo a tutti perché altrimenti andate ad allargare troppo, ma potete fare una catenella, alternare una catenella 2 catenelle, una catenella 2 catenelle, oppure come vi ho detto cambiare semplicemente l'uncinetto. Allora, io ho ripetuto il giro per 29 volte, sono arrivata ad altezza sotto al seno e voglio iniziare a fare gli scalfi perché questa maglia avrà degli scalfi molto ampi, ma soprattutto avrà uno scollo molto profondo. Per poter mettere i marcatori io ho contato i miei gruppi di 2 maglie alte e ne ho un totale di 46, quindi ne ho messi 23 dietro, 23 avanti, mettendo il marcatore
prima e dopo prima del primo gruppo e dopo il 23° gruppo, e al centro, quindi nella metà, giusto la metà, al 12° gruppo di 2 maglie alte, sono andata a mettere il marcatore. Mi raccomando, se davanti avete un numero pari, non vi preoccupate. Vi faccio un esempio: io ne ho messi 11 11, e nel 12° ho messo il marcatore. Se invece voi ne avete un numero pari, significa che ne avete 12 e 12, mettete il marcatore nella 12esima dei due gruppi 2 maglie alte e nella 12esima, contando da sinistra verso destra, quindi ne avrete 2 marcatori e finirete il giro appunto dove avete 2 marcatori. Io invece lo finirò dove ho un marcatore. Non cambia niente, voi avrete 2 diramazioni senza dover partire dallo stesso gruppo di 2 maglie alte, quindi partirete da 2, mentre io partirò da quello centrale. Spero di essermi spiegata bene. Quindi qui non cambia niente, come vi ho detto, mettete soltanto i marcatori, dividete in questa maniera. E adesso mi farò vedere appunto la lavorazione, che continuerà sempre a essere quella, ma lavoreremo in giri di andata e ritorno. Quindi andiamo a fare la nostra lavorazione. Come vedete, io ho fatto in modo di mettere più un marcatore dove iniziavo e terminavo il giro, quindi con una maglia bassissima mi porto all'interno dei due gruppi, delle 2 maglie alte, e vado a fare normalmente le 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, rientro un'altra maglia alta, catenella di separazione, vado tra le 2 maglie alte successive, vado a fare 2 maglie alte, quindi continuo a lavorare normalmente fino ad arrivare al mio marcatore, continuando a lavorare come abbiamo sempre fatto. Sto terminando il giro e sono arrivata al marcatore, quindi entro tra le 2 maglie alte e vado a fare 2 maglie alte, una e due. Mi giro con la lavorazione e ricomincio da capo. Con una maglia bassissima mi porto tra le 2 maglie alte e vado a fare poi 3 catenelle che sono sta prima maglia alta e un'altra maglia alta, catenella di separazione, si ricomincia da capo. Quindi come potete vedere la lavorazione è normalissima e io continuerò a lavorare così fino ad arrivare all'altezza poi della mia spalla. Vi ricordate che io vi ho detto che ho iniziato a fare lo scollo sotto al seno perché voglio uno scollo bello largo. Quando andrò a lavorare da quest'altra parte, quindi l'altra per metà della maglia, lavorerò facendo sempre 2 maglie alte tra le 2 maglie alte il giro precedente, e farò le ultime 2 maglie alte qui dove ho il mio marcatore, quindi farò 2 maglie alte qui dove abbiamo il marcatore, mentre chi ha messo 2 marcatori a fianco, naturalmente quando andrà a lavorare questo pezzo da quest'altra parte, sempre sul davanti, si fermerà dove ha il marcatore, quindi qui. Quindi questo è quello che cambia da chi ha messo un marcatore a chi ne ha messo 2. E dietro poi faremo la stessa cosa, posizioneremo il marcatore a seconda di com'è la divisione, se con 2 o con 1, se avete lo stesso numero o un numero dispari, l'importante è appunto che dividete comunque a metà e andate a fare la stessa lavorazione. Detto ciò, quindi io continuerò a lavorare e vi dirò alla fine quanti giri ho ripetuto per fare questo pezzo che va da sotto al seno fin da sopra alla spalla. Allora, ho terminato di lavorare la parte alta della maglia, ho lavorato per 23 giri separatamente avanti, mentre dietro, ve lo faccio vedere, ho lavorato 20 giri partendo sempre da destra per arrivare a sinistra e viceversa, e ho lavorato separatamente solo gli ultimi 3 giri in modo tale da avere uno scollo piccolo solo sul dietro, mentre sul davanti, come potete vedere, è bello scollato. E adesso andrò a cucire la parte avanti con la parte dietro, cucendo sempre con ago e filo, entrando sempre nei fili dietro di ogni maglia, quindi questo e questo qua, quelli più esterni e non quelli più interni. Una volta cucita l'altezza delle spalle da questa parte e da quest'altra parte, ho fatto una lunga catenella di 200 una lunga striscia di catenelle, ne ho fatte un totale di 200 e le ho fatte passare a 2 giri prima della divisione. Vedete, qui ho la divisione, 2 giri sotto l'ho fatta passare tra i vari gruppi di 2 maglie alte in modo tale da poter stringere la lavorazione e fermarla sotto al seno. Questo farà in modo che la parte in alto venga più metta più risalto il seno e la parte sotto venga più larga. Una volta fatto questo, quindi la nostra canotta sarà terminata.